Bene, buonasera a tutti, ormai è sera, questa volta abbiamo deciso di iniziare un po' più tardi anche per permettere ad altri di connettersi. Benvenuti a questo terzo webinar del percorso del Learning Journey del progetto DSI4U, che ha un focus in particolare sull'innovazione sociale digitale e che ci vedrà occupati fino al giugno 2019. Io sono Zoe di WeMake, insieme a Serena Cangiano, che non è qui con noi, ma la vedete in video, e anche a Valeria, che anche lei è connessa, ci stiamo occupando di questo progetto, ricercatrice con base in UK, e anche lei si è connessa e partecipa con noi a questo progetto. Stiamo portando avanti questo percorso e abbiamo con Learning Journey cercato di toccare tutta una serie di tematiche che possono aiutare i progetti di innovazione sociale digitale a migliorare le proprie pratiche di lavoro, ma anche di avere più impatto rispetto agli obiettivi di progetto. E quindi sono, pur essendo noi come WeMake con uno specifico target, e quindi in particolare ci occupiamo dei progetti che si occupano di salute e cura nel contesto, italiano, in particolare lombardo, abbiamo, facendo una prima mappatura, capito che è importante anche cercare delle tematiche che sono più trasversali sull'innovazione sociale digitale. Io adesso inizierei a condividere le mie slide. Ovviamente qui, diciamo, com'è, vedrete che c'è Annibale D'Elia, che ringraziamo per essere qui con noi e dedicare questo tempo al webinar. Avrà tempo di raccontarsi e presentarsi fra un minuto. Vi condivido queste slide mie di introduzione, share screen. Ecco qua. Le vedete tutti, credo, giusto? Sì. Bene, come vi ho detto, il progetto europeo in cui si inserisce questo percorso è formato da sei partner internazionali, coordinatore Enesta, che è a base in UK, e poi abbiamo sei progetti, sei organizzazioni che trattano in particolare delle tematiche complementari a quelle che trattiamo noi. Come vedete, Better Place a Berlino si occupa delle migrazioni, Barcelona Activa si occupa del tema della città, insieme a FabLab Barcellona, che invece si occupa del tema delle competenze, perché questo è un tema trasversale. Da Varsavia la Fondazione Impasto si occupa di Open Democracy. WAG da Amsterdam, anche loro hanno un Fab Lab, si occupano del tema inquinamento ambiente, e noi, appunto, come ho detto, del tema benessere e salute. Questi partner sono coinvolti in un percorso che cerca di, ha due obiettivi: da un lato mostrare alla Commissione europea che esistono un sacco di progetti che stanno creando innovazione localmente e che hanno bisogno di essere supportati. A volte siamo sparsi anche troppo e siamo molto piccoli, ma stiamo facendo un grande lavoro di innovazione locale. Questo progetto serve a dire: esistono tante realtà, stanno facendo questo, bisogna supportarle con progetti, con iniziative, con percorsi. E dall'altro, permettere a persone che si occupano degli stessi argomenti, delle stesse tematiche, magari portano avanti gli stessi valori, di conoscersi e fare rete per anche ottimizzare il proprio lavoro. L'obiettivo in particolare di questo Learning Journey, noi abbiamo fatto sia dei workshop fisici, ma quest'anno abbiamo voluto provare con quest'idea del webinar, perché quando poi raccontavamo le cose che facevamo qua a Milano, oppure i workshop anche all'estero, ci dicevano: ah, perché in Italia non venite a farlo anche in altri posti? In realtà abbiamo detto: proviamo a usare questo strumento che, essendo, come dicevo con Annibale prima, sia un po' freddo, però ti permette di, a bassi costi, anche riuscire a raggiungere delle persone che magari non riusciresti a raggiungere con una presenza fisica, perché non ci sono sufficienti risorse. L'obiettivo di questo percorso è quello di dire, con degli eventi un po' di formazione tra pari,
perché qui cerchiamo di eliminare l'idea di l'esperto che parla, ma ci sono tutti noi che stiamo facendo da anni delle esperienze in alcuni ambiti, queste esperienze cambiando possono essere d'aiuto ad altri che si stanno inserendo in un percorso simile. Quindi siamo tutti practitioner, siamo tutti degli esperti della nostra area, se le competenze che abbiamo raccolto, le esperienze che abbiamo raccolto riusciamo a condividerle, diciamo cresciamo tutti, quindi anche questo è utile, è l'approccio che cerchiamo di dare. Quindi alla fine poi di questo, della talk di Annibale, avremo tre piccole domande che vi faremo per avere un feedback rispetto a quello che abbiamo, diciamo, ci siamo raccontati. Quindi arriviamo al dunque. Oggi è dedicato al tema dell'hacking policy making e quindi lascio ad Annibale la parola, grazie ancora per aver accettato e condivido le tue slide a questo punto. Allora stop share e condivido le sue e gli lascio la parola. Ovviamente durante questo... Serena, vuoi raccontare la cosa delle domande? Come funziona l'interazione? Ok, non so se siete già utenti di Zoom, se l'avete già usato, ma in fondo se passate col cursore sulla parte del video appare in fondo, in basso, un menu con delle opzioni, di cui una è chat. Nella chat, mentre Annibale appunto presenterà, potrete già inviare delle vostre domande, dei vostri commenti che poi possiamo presenteremo alla fine per la parte di domande. Non siamo tantissimi, quindi è possibile anche intervenire direttamente, ma è un modo per filtrare già le domande che appunto cercherò di mediare questa conversazione. Quindi se avete curiosità, domande nel mentre, potete scriverle nella chat. Fatemi sapere se non trovate la chat, così vi do indicazioni all'interno della messaggistica. Grazie. Enter full screen. Ok, tocca a me? Sì, sì. Vai. Ok, no, non vi vedo, spero che mi vediate bene. E, allora, grazie Zoe, grazie al progetto DSI for you. Nel senso che è un risposto con piacere a questo invito, perché è un'occasione, come giustamente diceva Zoe, per condividere delle riflessioni, dei percorsi su un tema che tra l'altro è stato abbastanza importante nel mio percorso, cioè quello del rapporto tra una certa etica, diciamo, del lavoro, che più o meno possiamo riassumere come etica hacker, poi diciamo due cose anche sul senso di questa affermazione, e il fatto che ormai sono quasi 15 anni facendo mente locale che mi occupo di politiche pubbliche, e in particolare per quella cosa che oggi chiamiamo innovazione sociale, diciamo più o meno è roba con cui smanettavo quando non avevo ancora bene un nome. Quindi la presentazione è fatta così, dico due cose sul mio conto, poi sul concetto di etica hacker, e poi il resto, sì, mi dicono che devo tenere la testa più in alto, ok? La fronte, non ho capito cosa devo fare. No, va bene, lascia stare questo. È tagliata. Ok, allora facciamo così. Guarda, va bene così. Secondo me così funzionerà. Vai. Speriamo funzioni. E niente, cominciamo. Come detto, interrompetemi. Io vedo soltanto le slide, sì. Però insomma, ottimo se. Nel caso, Serena, avvertici se qualcuno scrive, se è necessario interrompere. Soprattutto anche se qualche passaggio non è chiaro, faccio una premessa. Il tema che affrontiamo è molto ampio e quindi andrò, insomma, taglierò più o meno le cose a fette grosse, quindi mi perdonerete magari per qualche passaggio non proprio ineccepibile, ma spero almeno che si capisca il senso complessivo del ragionamento. Allora, inizio così, dal mio percorso personale, nel senso che, come diceva Zoe, siamo tutti quanti più o meno persone che bazzicano in questo settore da un po'. Credo di avere una caratteristica che mi piace sottolineare, mi piace mettere a disposizione delle persone che incontro, cioè che mi è capitato spesso di passare da una parte all'altra della barricata, mettiamola così.
Mi occupo di politiche pubbliche adesso come direttore innovazione economica in Comune a Milano, prima ho fatto il dirigente per diversi anni in Regione Puglia, e però prima facevo il consigliere, cioè facevo il consulente, l'assistenza tecnica, il ricercatore, insomma mi è capitato di saltare su diversi ruoli. Una delle caratteristiche secondo me abbastanza negative di chi lavora nella pubblica amministrazione è che più o meno ha dei percorsi invece più lineari, cioè la pubblica amministrazione seleziona persone che scelgono questo percorso dall'inizio e che quindi magari hanno un punto di vista magari più parziale, ecco, solo da quella parte del tavolo. Su questo vado veloce, invece entro subito nel merito. E come vedete, queste slide sono volutamente degli appunti su una lavagna, nel senso che tutto vogliono essere tranne che, come dire, un punto di vista rigido, finito, compiuto. È un pezzo di un ragionamento che mi piace condividere e che inizia con una riflessione sull'etica hacker. Ora, è un tema molto dibattuto, che fa capo a due libri importanti, uno all'inizio del Novecento e l'altro all'inizio degli anni 2000. Ovviamente non possiamo parlarne nel merito approfondendo, mi perdoneranno gli storici del pensiero economico se davvero vado velocissimo, però mettiamola così, per chi non ha confidenza con questo paradigma ce la possiamo cavare con provando a riassumerlo in questo modo. Una delle opere più importanti di Max Weber è il suo contributo, diciamo, alla storia del pensiero sociologico, è sottolineare, diciamo, l'interazione molto forte tra la dimensione economica e la dimensione sociale e culturale in particolare. Cioè, l'idea che il capitalismo funzioni non soltanto perché sia un paradigma di scambio economico, ma perché ha un background valoriale dietro. Questo background valoriale Weber lo fa risalire in particolare a una dimensione religiosa, quella dell'etica protestante, e su questo inevitabilmente, come dire, salto, però c'è moltissimo materiale, e tra l'altro è un libro che conviene leggere. Però sono importanti queste parole chiave che in qualche modo ho provato a mia esclusiva responsabilità a evidenziare come dimensioni fondative di questa etica del lavoro, che adesso possiamo definire in maniera davvero un po' superficiale, ma per intenderci, l'etica del lavoro, del business as usual, okay? Cioè l'idea che si lavori per guadagnare, che ci sia un forte senso sull'obbedienza, l'efficienza, la conformità, che il punto chiave sia svolgere il compito che ti viene assegnato, farlo nelle migliori delle maniere, il fatto che questo sia un fondamento culturale alla base di un modello di sviluppo che si basa sulla riservatezza, per esempio, sul segreto industriale, per esempio, quindi sul limitato grado di apertura. Insomma, è tutte queste cose che in qualche modo definiscono il contorno culturale poi di un modo di lavorare e di un modo di fare impresa anche. Ora, il motivo per cui Weber ne parlava all'inizio del Novecento era ovviamente inserirsi in un dibattito che naturalmente è stato molto importante, molto influente, ma a noi interessa più che altro il modo in cui questo tipo di approccio, cioè sottolineare l'interazione forte tra la dimensione economica, anche tecnico-tecnologica, e la dimensione culturale, viene ripreso da questo studioso finlandese che in realtà insegna in America, Pekka Immanen, che nel 2001 scrive questo pamphlet, questo libro molto leggero, lo scrive a tre mani, con due nomi molto autorevoli e noti, immagino, alle persone che ci stanno ascoltando, uno Linus Torvalds, cioè il fondatore di Linux, e l'altro Emanuel Castells, il sociologo autore di Network Society, insomma questa grande opera, come dire, che in qualche modo definisce il paradigma del capitalismo informazionale. E l'operazione interessante che fa Immanen è esattamente costruire una sorta di parallelismo tra questi valori fondativi dell'etica del lavoro capitalista tradizionale, enunciata da Weber, e invece quella della cosiddetta etica hacker. Distinguendo anche, ma insomma, in questo contesto è abbastanza scontato, non serve forse sottolinearlo, la dimensione, diciamo, non negativa dell'hacking, non in quanto ladri di dati o necessariamente persone che rompono sistemi di protezione per guadagnare vantaggi personali, ma al contrario,
una certa etica che lo stesso Immanuel fa risalire, diciamo, all'approccio tipico della scienza, della ricerca, e che invece si fonda su passione, creatività, libertà, curiosità, apertura, responsabilità. Il punto fondamentale è che, esattamente come Weber sostanzialmente dice, guardate che non è possibile, come dire, far funzionare il capitalismo senza questo presupposto etico, l'opinione di questi tre autori è dire: guardate che il modo di funzionamento della società dell'informazione e della conoscenza richiede un certo tipo di orientamento etico-culturale. Cioè è una condizione indispensabile per la generazione del valore dentro la società delle reti. Chi bazzica un po' la teoria delle reti sa come, come dire, lo stesso meccanismo di costruzione di un sistema di scambio e di generazione del valore fatto da nodi, legami, richieda, tanto per cominciare, l'intenzionalità, non c'è l'idea di non essere semplicemente degli esecutori, ma di essere dei soggetti attivi. Me la cavo, come dire, molto come dire, rapidamente, evidenziando la differenza, la dicotomia molto forte tra questi due approcci. Ora, perché ci interessa questo ragionamento e perché ragionare di pubblica amministrazione anche in termini problematici tira in ballo un ragionamento così, così profondo? Ecco, io credo che il problema sia questo. Ora, questo è un post su Facebook del 2013 che ho trovato per caso, l'ho screenshottato e me lo porto dietro da qualche anno. L'autore, per insomma, elementari questioni di riservatezza e celato, posso soltanto dirvi che è uno sfogo furibondo di un protagonista dell'etica hacker. Potremmo anche dire che, anche se non si usava ancora forse quella parola, è un protagonista della digital social innovation, cioè che una persona che per lavoro mette insieme esattamente la dimensione dell'innovazione sociale e la dimensione del digitale, in particolare del making. Ora, perché l'ho ritagliato, perché lo porto in giro un po' come simbolo? Perché è uno sfogo contro la smart card, la firma digitale, la posta certifica, cioè una serie di dispositivi pubblici del digitale, no? Che si occupano di digitale. Ma c'è una frase che mi ha molto colpito, l'idea che queste cose siano dei balzelli fatti per assecondare uno stato inutilmente complesso e burocratico, il cui unico scopo è distruggere le cose belle. A me questa idea che lo scopo dello Stato sia distruggere le cose belle, ovviamente è una cosa che per chi magari cerca di fare cose belle e il lavoro dello Stato, naturalmente insomma, ti fa accapponare la pelle. E posso dire che, come dire, questo post è stato in qualche modo anche uno degli stimoli a queste riflessioni. Confesso che uno dei motivi per cui mi piace così tanto lavorare nel pubblico è cercare di capire cosa c'è che non va. Cioè, perché questa grande organizzazione che ha come scopo il bene comune, e non sono molti i lavori che hanno come scopo esclusivamente far bene, in realtà riesce a farsi detestare così tanto. E, perché capirlo vuol dire anche capire dove mettere le mani. E credo che questo c'entri molto con il nostro ragionamento. E anche, recuperando Immanuel nella logica dell'etica hacker, capire che posto ha la passione in questo. Cioè, se è possibile, se è benvenuta, se è accettata, se è cercata, se è del tutto indifferente. O se è possibile agire all'interno dell'apparato dello Stato mettendoci del proprio. Cioè, in qualche modo cercando di dare un contributo che possiamo definire animato da un'etica di interesse verso il bene comune. E quindi nelle prossime slide faccio una specie di giro del mondo in pillole, in breve storia della burocrazia in 5 slide, per cui insomma farà anche un po' sorridere, però un po' un concentrato di riflessioni portate avanti in un bel po' di tempo. E accanto c'è anche qualche consiglio di lettura, e il primo è questo, ed è l'inizio del nostro percorso. È un libro molto bello di David Graeber che si chiama The Utopia of Rules, l'utopia delle regole, dove si ricostruisce l'origine della burocrazia e della serie, ma da dove viene questa cosa così detestata, così pervasiva, così presente, no? Anche Weber ovviamente ha scritto molto di burocrazia. E c'è questo passaggio super sintetico dove si fa risalire l'idea della burocrazia, l'origine dell'idea della burocrazia dei sistemi postali.
l'idea che la prima volta che l'apparato dello Stato si pone il problema da parte non militare, ma da parte civile, di far accadere qualcosa attraverso un meccanismo il più impersonale possibile, questo lo sottolineo, cioè il più impersonale possibile vuol dire col minor contributo possibile delle persone che ci lavorano dentro, e quindi un meccanismo umano che cerca in ogni modo di emulare le macchine, è esattamente il sistema postale. Storicamente i servizi postali emergono dall'organizzazione degli eserciti e degli imperi, quindi la base è l'esercito e le poste sono il primo campo da gioco, e l'ufficio postale è uno dei primi tentativi di applicare una forma gerarchica e militare al bene pubblico. E la cosa interessante è che questo approccio precede il secondo passaggio, che invece riguarda l'incontro, diciamo, con l'ideologia meccanicista, con il tipico funzionalismo fordista, cioè l'idea che le organizzazioni umane dovessero funzionare esattamente come delle macchine. Uno degli aspetti più interessanti è che, per chi bazzica un po' di diritto amministrativo, in particolare forme organizzative della macchina dello Stato, si accorge come siano ancora molto presenti degli elementi tipici di un'organizzazione fordista del lavoro. Mi verrebbe quasi da dire, è una delle ultime organizzazioni che ancora pensano così. Cioè lo Stato, nonostante tutto, è ancora una macchina fordista. Cioè ragiona ancora per funzioni, detesta le ridondanze, che sappiamo che invece nei sistemi di rete sono considerate bene accette e fondamentali, ogni cosa al suo posto, ogni persona ha una funzione, prima si definiscono le funzioni e poi si cercano le persone, e diciamo mi piace sottolineare una dimensione, diciamo, di questa, come dire, questo anacronismo, no? Cioè uno degli aspetti tipici di tutte le organizzazioni meccaniciste è il fatto che si sottovaluta il potere che si dà al singolo elemento, alla singola rotella. No? Nel momento in cui tu ti immagini che il tuo gruppo di lavoro sia una macchina perfettamente oliata, non ti rendi conto che tu stai dando ad ogni singola rotellina un enorme potere di interdizione, che è esattamente il tema, diciamo, il problema superato dalla logica dei network, dove notoriamente se un nodo è disfunzionale il sistema allegramente lo aggira. Invece il meccanismo dello Stato è ancora organizzato fondamentalmente come una macchina, il che significa che quell'esperienza che credo appartenga a molti di noi, cioè in cui tu a un certo momento incontri qualcuno con cui devi fare i conti, che è una rotellina e non c'è un piano B, cioè non hai la possibilità di aggirarla. Oppure, visto dal punto di vista di un dirigente pubblico, hai un pezzo della tua organizzazione che è una rotellina che, siccome non ha voglia di lavorare, semplicemente inceppa il meccanismo, no? E questa cosa è presentissima, e come vedrete queste slide cercano di rappresentare l'evoluzione di questo ragionamento come un sistema di layer, no? Cioè non come un'evoluzione in cui poi tu hai superato la logica del sistema postale o hai superato la logica meccanicista, ma questa roba resta sotto e si aggiunge un layer nuovo che si appiccica sopra, no? E credo che una delle cose poi più problematiche sia per chi la vive da fuori e sia per chi cerca di lavorarci dentro, è esattamente questo senso di stratificazione progressiva, no? Cioè l'idea che si aggiunge un altro pezzo ma non si cambia, ok? E il pezzo successivo è il management, che in qualche modo è una grande scoperta della pubblica amministrazione con 20 anni di ritardo più o meno. Qui è sintetizzato con un altro consiglio di lettura, per chi non l'ha incontrato, bellissimo, che è il principio di Dilbert, che è di un funzionario di una multinazionale americana, è il libro di una 20ina di anni fa, e parla di capi, manager, consulenti, budget, qualità totale, riunioni e altri flagelli aziendali. La cosa divertente è che leggere Dilbert oggi, più che rappresentare la vita di un'azienda, rappresenta la vita della pubblica amministrazione. Questo è molto curioso, perché è come se questa, diciamo, dimensione che magari supera il meccanicismo e scopre la mistica, per esempio, delle matrici o le tabelle da compilare, che sono presentissime nella vita pubblica,
siano stati un po' espulse, in particolare da mondi aziendali più dinamici, che dovendo innovare tagliano gli organigrammi, incentivano banalmente anche il protagonismo dei dipendenti, favoriscono gruppi di lavoro. La pubblica amministrazione è in un momento di innamoramento verso, diciamo, tutta questo corpus di dottrine, di metodi, no? E considerate che questo non vuol dire che il sistema postale militare o il meccanicismo è superato, c'è anche quello, per cui è tutto un obiettivi da raggiungere, tabelle da compilare. Un amico comune che do molto, Ruggero Quaggiotto, ha detto delle cose molto divertenti, no? Sull'uso istrattivo dei dati dall'alto verso il basso dentro la mistica della dashboard, no? Cioè l'idea che in cima ci sia qualcuno che ha il quadro completo e questa sala comandi muove le leve e fa succedere le cose, no? E questo è molto presente nella PIA di oggi. Poi c'è un ulteriore flagello, diciamo, che è l'avvento del digitale, e qui, diciamo, me la cavo con questa saggia citazione di un anonimo trovata in rete che dice che se digitalizzi un'organizzazione inefficiente, questa fallisce prima. L'idea che il digitale sia una cosa che si applica sempre agli imperi, ai sistemi postali, al meccanicismo e alla mistica delle tabelle, però con dei PDF scansionati. Okay. Credo sappiamo di cosa stiamo discutendo. Ed è un altro layer che naturalmente aggiunge un livello di complessità, no? Cioè, arrivando al punto in cui, diciamo, si rischia che la maggior parte del proprio tempo di lavoro sia occupato a fare pratiche relative al proprio tempo di lavoro, no? È una, diciamo, dimensione molto presente. E naturalmente, intendiamoci, questo viene declinato in molti contesti in maniera diversa, ci sono isole felici, ci sono persone brave e capaci, però per esempio la dimensione di abilitazione tipica della cultura hacker connessa col digitale, cioè che per esempio accetta le ridondanze, promuove le forme indipendenti di relazione, no? Il Train Manifesto lo diceva nel 1999, le intranet aziendali funzionano quando sono indipendenti, no? Non servono a far passare le circolari dei capi, no? E invece noi adesso nella PA siamo pieni di intranet aziendali dove si, diciamo, dall'alto verso il basso vengono promanati i dispacci, diciamo, su quello che un dipendente deve fare. Aggiungiamo un altro layer che è l'Europa, e qui, diciamo, si sottolinea come in particolare in alcuni pezzi di amministrazione, in particolare nel meridione, le risorse siano fortemente legate, diciamo, ai fondi strutturali, per esempio, no? Qui invece magari è più un orientamento all'accesso ai fondi diretti come H2020, siamo dentro un H2020. Ecco, dire che questo ulteriore layer abbia portato a una semplificazione è arduo dirlo. Potremmo dire che, anche qua cavandomela in fretta, e naturalmente è interessante anche, specie per chi ne sa un po' di più, capire quanto di questo layer iperburocratico dipenda dai meccanismi di funzionamento di Bruxelles o anche dal modo in cui in Italia vengono applicati, perché esiste anche una, come dire, un piano intermedio di come dire, regolamentazione che l'Italia fa rispetto alle opportunità europee, che devo dire non brilla per semplicità. Però questi acronimi che vedete sulle slide sono presi dallo stesso documento, cioè prendendo un regolamento sull'utilizzo dei fondi strutturali, scorrendo le prime tre pagine mi sono divertito a vedere soltanto come venivano chiamate le cose, no? E naturalmente questo, insomma, rappresenta il livello di complessità. Come si sopravvive a tutto questo? E soprattutto come si fa a gestire questa complessità nel momento in cui gran parte del personale della pubblica amministrazione viene dal sistema postale, cioè è stato selezionato sulla base della propria capacità di essere conforme a una norma. E con questo livello di complessità crescente, come se la cava la PA? Se la cava con l'assistenza tecnica, cioè se la cava con dei contractor che, vincendo delle gare d'appalto, si mettono tra i funzionari e le cose da fare, sbrogliando le matasse, e in qualche modo si prestano. L'unico problema è che questa gente va via, e di conseguenza esistono interi pezzi di amministrazione che dipendono da esternalizzazioni di funzioni chiave, come per esempio conoscere le regole.
Per continuare come dire, la stratificazione, uno dei flagelli insomma, più noti è comunemente nota come anticorruzione. Per cui su questo livello di complessità si aggiunge un ulteriore layer, che è quello recentemente introdotto da una serie di, ovviamente, anche legittime preoccupazioni, che però hanno proceduralizzato la battaglia per la legalità. Cioè, questo è l'aspetto più interessante sociologicamente, ma molto, molto problematico. Cioè, l'idea è che nel momento in cui noi sappiamo che la pubblica amministrazione è un luogo dove avvengono dei fenomeni, come dire, di corruttela, di cattivo uso del denaro pubblico, diciamo, tendenzialmente la soluzione individuata è quella di proceduralizzare ulteriormente con un altro livello di, insomma, altre tabelle da compilare entro non oltre lunedì, ma tutte nuove. Cioè, ognuno di questi layer aggiunge del lavoro di tipo procedurale che naturalmente allontana progressivamente le persone dal motivo per cui stanno lavorando. Su questo, diciamo, dico la mia in questo pezzettino di testo, cioè mi colpisce molto come questo tipo di proceduralizzazione, che per esempio trova il suo massima manifestazione negli appalti pubblici, che sono effettivamente uno dei luoghi della corruttela. Ciò non toglie che rendere incredibilmente complesso l'accesso al procurement naturalmente tende a selezionare gli interlocutori come gli unici che comprendono questa specie di alfabeto complicatissimo. Il risultato è che le persone normali, se mi passate il termine, cioè quelli che non si avvicinano alle opportunità pubbliche per compiere qualche genere di reato per approfittarne, ma lo fanno perché magari sanno fare quel lavoro, potrebbero essere dei partner. Pensate a tutto il tema del procurement dell'innovazione, su cui c'è un dibattito molto acceso. Semplicemente, appena insomma, si avvicinano, si ritraggono inorriditi, dicendo non ne so niente. Su questo gioco un parallelo con un fenomeno noto, che è quello degli hooligan in Inghilterra, dove notoriamente la soluzione trovata per sradicare il fenomeno non è stata aggiungere paletti, non è stata alzare le gabbie, ma è stata toglierle, cioè invadere gli stadi di persone normali. Ecco, è un'esperienza che ho cercato anche di praticare costruendo meccanismi. Credo che il modo migliore per evitare la corruzione non sia costruire delle gabbie regolamentari complicatissime, ma levarle per fare in modo che gente normale, imprese normali, operatori normali, professionisti normali possono interagire con il pubblico, altrimenti notoriamente le gabbie incitano alla violenza, no? Metti la polizia negli stadi e questo accende gli animi, la devi levare la polizia negli stadi. E in cima a questa piramide di complessità arrivano le policy per l'innovazione sociale. Come facciamo a farlo? E anche qua me la cavo rapido, cosa vuol dire fare una policy per l'innovazione sociale? Così, nella mia idea, provando a sintetizzarlo, vuol dire immaginare che il pubblico abiliti energie sociali diffuse come risorsa per il cambiamento. E come diavolo si fa a quadrarla rispetto a questo livello di complessità? Anche perché, insomma, diciamocelo chiaro, se tutto il meccanismo è improntato a logiche fortemente meccaniciste, fortemente direttive, fortemente top-down, fortemente da etica protestante, se mi passate il termine, è evidente che l'innovazione sociale si fonda per definizione su un'etica hacker, cioè sull'idea che come dire, le cose vadano abilitate mettendo al primo posto chi vuole farle, non chi le deve fare per statuto, cercando di accorgersi di ciò che accade e non di ciò che dovrebbe accadere. A dirlo con un vocabolario più generale, non è un tema di funzioni, è un tema di intenzioni. E quindi come diavolo si fa? Qui ho provato a riassumere il cuore del problema. A sinistra vedete i principi, diciamo, generali della pubblica amministrazione italiana. Okay? Principi generali che sono in linea teorica perfettamente condivisibili, cioè tutti noi vorremmo un'amministrazione pubblica che usa i soldi di tutti, che lavora per tutti, e che sia un soggetto efficiente, efficace, che ovviamente ragiona con spirito di economicità,
che naturalmente sia imparziale e che lavori in una condizione di trasparenza. E questi sono i principi della tecnologia della burocrazia, no? Questa idea della burocrazia come tecnologia la deva un caro amico che si occupa di policy making, andando a un convegno, mi ha detto questa frase che mi porto dietro, no? E il problema è che questa tecnologia della burocrazia non è interoperabile, cioè non riesce a incontrare le esigenze, soprattutto la dimensione dell'incertezza tipica dell'innovazione. Quando parliamo di innovazione sociale, per 10, no? È ulteriormente come dire, radicalizzato il confronto-scontro. Parliamo di efficacia. Come si combina il principio di efficacia, cioè la certezza che una cosa funzioni, con la logica del beta permanente che si basa sugli errori, per esempio? Guardate, queste cose si traducono in frasi nel corridoio, no? Stiamo facendo questa cosa. Ah, siamo certi che funzionerà? No, non possiamo essere certi. Per questo stiamo sfidando l'innovazione. Questa è innovazione, altrimenti non sarebbe innovazione. Efficienza si basa su logiche di programmazione, no? Cioè, questa cosa costa tot, e questa cosa costa tot, e lo dobbiamo sapere da adesso ai prossimi 3 anni. Sapete che le logiche di pianificazione pubblica avvengono per cicli triennali, mentre l'Unione Europea lavora per cicli settennali. Voi vi ricordate cos'era il mondo 7 anni fa? No? E che rapporto c'è con la scalabilità? No? L'idea che i processi di innovazione possono avere delle accelerazioni incredibili, eh? O anche banalmente, avete presente o avuto un'idea, no? Che è tipico dell'innovazione. No? Non è facile avere un'idea nella pubblica amministrazione, perché il momento in cui tu hai le idee è il momento della programmazione, è un momento preciso, poi non puoi più avere idee, devi implementarle, ma sapete bene che non è così. Economicità versus estrema incertezza, vado rapido. Immaginate, guardate che questo, cioè, non è un problema, non è che è gente tonta, non sanno come fare perché noi invece siamo figli. Cioè, è evidente che sono dei problemi, sono delle contraddizioni molto, molto forti. Cioè, come facciamo a combinare la dimensione dell'imparzialità, che è un principio sacrosanto, cioè che io non sto favorendo i miei amici, veramente, con il fatto che questa imparzialità si traduce quasi inevitabilmente in formalismo. E immaginate quanto forte è la dimensione dell'informale in tutti i processi di innovazione, no? Le conversazioni, la logica di trasparenza, come si combina con le conversazioni? E lo dico in termini problematici, perché è evidente che non possiamo, cioè, concludere che non sia un principio valido, ma che sono delle dimensioni sotto stress. Chiudo con qualche esempio, perché il punto in cui vorrei arrivare è questo. Dato questo contesto che ho cercato di raccontarvi, sperando di non annoiarvi troppo, tutte le politiche di innovazione sociale sono per definizione delle politiche di hacking. Cioè, non è possibile che, stante il sistema di consuetudini, regole, regolamenti e norme, sia possibile incentivare forme di innovazione sociale senza fare quell'operazione di conoscenza del codice, rielaborazione, smontare e rimontare, che possa permetterti, diciamo, di raggiungere risultati che in via ordinaria non si possono raggiungere. Inizio con un'esperienza che ho vissuto in prima persona, che è il programma della Regione Puglia per i giovani, che è durato una decina d'anni, e in cui non posso raccontarvi nello specifico il tipo di hacking, perché ovviamente è molto tecnico, però immaginatevi, rispetto all'ordinario meccanismo di funzionamento dello Stato, cosa vuol dire che, per esempio, le risorse per i giovani debbano andare direttamente ai giovani, quando il principio chiave dell'uso del denaro pubblico è: qualunque persona a cui io do un vantaggio deve essere sicuramente preparata a svolgere quel compito, aver già fatto quello che tu gli stai chiedendo di fare, e avere delle garanzie pari ai soldi che gli stai dando. Quindi un meccanismo costruito a tutela, che ha come risultato il fatto che piove sul bagnato, cioè che gli unici a cui riesci a dare dei soldi sono quelli che ne hanno bisogno. Okay? Cosa vuol dire valorizzare l'inesperienza come risorsa dell'innovazione, mentre invece il principio cardine è solo agli esperti, perché gli esperti danno garanzie? Cosa vuol dire disintermediare gli enti di formazione, dicendo: proviamo a immaginare
dei percorsi di apprendimento basati sulla domanda di conoscenza, non sull'offerta, no? Perché poi ovviamente questo tipo di meccanismo che viene da una logica meccanicista, ma poi diventa anche emula il business, diciamo, as usual, diventa che l'apprendimento è un servizio verso un cittadino user, no? Utente, la logica del target, per esempio. Immaginate che vuol dire girare il tavolo e dire, no, proviamo a costruire forme in cui sono gli utilizzatori, sono i cittadini che chiedono conoscenza e noi proviamo a rispondere a questa domanda, che poi è come funzionava la più antica università del mondo, Alma Mater, che non a caso era un consorzio di studenti. E tutto questo, diciamo, si fonda, su questo c'è molto materiale, per cui vado rapido, la sola idea del government as a platform, no? Che è un paradigma che nel campo della social innovation ovviamente è molto, molto utilizzato, rompe completamente, diciamo, tanto le consuetudini, tanto le norme anche su cui si fonda il funzionamento ordinario della pubblica amministrazione. Faccio un altro paio di esempi rapidi, un altro esempio interessante è l'amministrazione condivisa dei beni comuni, che è una serie di regolamenti, il primo del quale è stato varato dal Comune di Bologna nel 2014 e che ancora oggi è oggetto di sperimentazioni e variazioni. Cito Napoli per la gestione comunitaria dei beni pubblici sottoutilizzati, cito Torino per la promozione dell'innovazione in certe aree specifiche della città, quindi è uno strumento vitale. Non sempre efficace, non, ovviamente non esaustivo, però è molto interessante l'idea di partire da un articolo della Costituzione e di arrivare direttamente a un dispositivo di regolamentazione amministrativa. Questo ad opera di una serie di, peraltro, cari amici che sono dei giuristi, cito Cristian Iaione di GovLab, con l'idea che questa sia una consapevole operazione di hacking. Cioè l'idea di conoscere così profondamente le regole da poterle torcere, diciamo, per accompagnare l'evoluzione, ovviamente, della società, ciò che comunemente chiamiamo social innovation. Quasi finito, cito un invito che ho avuto con mia grande sorpresa di UNDP, il Dipartimento dell'Innovazione delle Nazioni Unite, che avendo incontrato l'esperienza di Bollenti Spiriti e altre cose in giro per il mondo, ha convocato me e un altro paio di persone, un'Ucraina e altre persone dall'est Europa, per cercare di immaginare un programma pubblico delle Nazioni Unite sul civic hacking. Cioè l'idea che, anzi bureaucrat hacking, come lo chiamavano loro, è l'idea che a livello globale, in particolare nei paesi con deficit di democrazia, dei funzionari che usino la logica dell'hacking e quindi la passione e la curiosità verso il loro lavoro possa essere un meccanismo che accelera dei processi da una parte di sviluppo, dall'altra parte anche di tutela dei diritti umani, per esempio. È stata un'esperienza molto interessante, sta andando avanti, è successo questa estate, e per dire a che livello questo paradigma è considerato interessante. Rapidissimamente, anche Manifattura Milano, anche nel comune di Milano dove lavoro adesso, diciamo, cito il programma sulla manifattura urbana, giusto per dire che anche lì c'è una dimensione di hacking, atteso che lavoro, innovazione, industria, artigianato non sono competenze comunali, per esempio. E di conseguenza ci troviamo già di per sé in una condizione, diciamo, di tensione della norma rispetto a una divisione tradizionale delle funzioni che assegna alla regione l'artigianato, al governo l'industria, al commercio e ai comuni, e invece noi cerchiamo di tagliare una linea molto trasversale, per non parlare della stretta dimensione urbana rispetto a azioni che hanno un inevitabile respiro metropolitano. Chiudo con qualche consiglio, perché poi tutto questo ovviamente immagino che genererà la domanda, va bene, ma io allora che cosa ci posso fare? Ho provato a buttare giù questi sei punti. Primo, mi appello allo spirito hacker, nel senso che la logica dell'hacking, anche nel suo approccio con le tecnologie, premesso che può ovviamente essere applicato a qualunque contesto, è una logica in cui ci si rifiuta di assumere un atteggiamento passivo. Cioè non si rifiuta la dimensione di farsi relegare nella dimensione di user, no? Di utilizzatore, e invece si va a
a curiosare, a mettere il naso nelle regole. Ecco, l'invito è a mettere il naso nelle regole della pubblica amministrazione. Perché esattamente come non si è dei come cittadini digitali, se non si conosce quale sia la logica e anche i meccanismi anche di potere, no? Di conflitto che ci sono dietro dispositivi tecnologici per cercare una via come dire, generativa, io credo che lo stesso valga per le istituzioni. La dico di più, collaborate con la PA, cioè nel senso che ingaggiatevi, no? Cioè mettetevi nelle condizioni di avere delle esperienze di relazione con il pubblico. Spesso il mondo dell'innovazione dice ah, non voglio saperne niente. Non dico che non debba essere un atteggiamento conflittuale, non mi fraintendete. Dico però che bisogna averci a che fare, perché in qualche modo riguarda tutti, è una cosa che c'entra col funzionamento della nostra democrazia. E perché no entrarci nella PA? Perché chi vuole fare innovazione credo che debba per istinto andarsi a cacciare nei guai, no? Andare lì dove c'è più bisogno. E, ecco, fare startup e andare in Silicon Valley, insomma, se ne trovano molti, no? Invece essere mossi da spirito di, diciamo, di cambiamento, di innovazione, confrontarsi con la PA, credo che sia un esercizio molto interessante, almeno l'ho sempre trovato interessante. Ovviamente lo spirito è quello della coprogettazione, cioè non soltanto chiedere si può fare o non si può fare, ma offrire soluzioni, che è una cosa che capita rarissimamente. E ho partecipato, proprio facendo il lavoro che faccio adesso, all'esperienza di Open Rampette, no? Cioè l'idea che dei maker entrassero in un ufficio pubblico dicendo sì, ma mi fai vedere questi regolamenti che definiscono le modalità di accesso ai negozi, cioè possiamo capire come è fatto, con che logica è fatto, no? Quindi sono momenti di grandissimo interesse, perché naturalmente puoi trovare un interlocutore, come dire, che fa valere le sue prerogative, ma che poi non ci sono, nel senso che i cittadini hanno dei diritti, oppure puoi trovare qualcuno che se ne avvantaggia, ma mi è capitato rarissimamente di qualcuno che possedesse cognizione del codice. Anzi, a volte mi è capitato di incontrare persone preparatissime che non avevano esattamente idea, insomma, della differenza tra un comune e una provincia e una regione, o di che cosa si occupasse lo Stato, o con l'idea che quella sia una cosa brutta con cui non avere a che fare. Invece l'invito è ad avere veramente uno spirito hacker, cioè a metterci il naso anche con l'idea di smontarlo, ma di conoscere, perché se trovate qualcuno sensibile sarà un vostro alleato. E quindi diffondere consapevolezza di vincoli e soluzioni e poi ovviamente fare politica e anche fare politica ragionando della PA, perché io credo che cambiare la PA voglia dire anche un po' cambiare la società. Questo è quanto. Ottimo. Avanti con le domande. Grazie, grazie Annibale. Eccoci qua di nuovo, aspetta che togliamo lo screen share. Ok, abbiamo lo screen. Abbiamo tantissime domande, ma adesso iniziamo con Federico Monaco, che l'ha scritta anche nella chat, quindi potete leggerla, che chiede come reinventare il ruolo del funzionario nella PA e pensi che gli IT nelle PA possano essere potenziali alleati nel processo e costituire una forte resistenza al cambiamento? Federico, vuoi dirla tu? Federico, sei ancora online? Vai, sì, sì. Sì, sono qui. Sì, volevo porre ad Annibale queste due domande. La prima perché anche nel pensiero weberiano, diciamo, la parte fondamentale nella burocrazia è proprio l'introduzione del funzionario, no? Di colui che proprio per le sue qualità gestisce comunque dei processi nella burocrazia. Quindi non è che è lì per volontà divina o per altro, ma proprio perché ha una sua funzione e viene riconosciuta come tale. Quindi come andrebbe reinventato il ruolo del funzionario? E la seconda invece, spesso vedo che i più reazionari in determinati ambiti nelle PA sono l'IT, perché appunto devono comunque garantire la sicurezza, oppure c'è tutta la questione dei privilegi, degli accessi, quindi tutto quello che rientra in una logica più della collaborazione o dell'innovazione più aperta è molto difficile da fare entrare come messaggio. Sì,
rispondiamo una alla volta. Sì, ok, reinventare il ruolo. Io penso che le partite siano due. Anzitutto reinventare i meccanismi di selezione, nel senso che se voi avete ben presente quali sono quell'immagine del Paleuro con 1.000 milioni di persone che fanno dei test rispondendo dei quiz in poco, in 100 secondi devi rispondere a 100 domande, ecco, quel genere di meccanismo selettivo è un meccanismo selettivo che inevitabilmente individua esecutori perfetti. Cioè è un meccanismo che serve a selezionare qualcuno sulla base della sua capacità di sostanzialmente ottemperare la norma, conoscerla ed applicarla in maniera il più impersonale possibile. Io credo che il punto sia questo, cioè che questa dimensione dell'impersonalità abbia come doppia, come doppia via d'uscita, uno, il burocrate totalmente tonto, cioè quello che semplicemente si occupa di applicarla senza assumersi senza una dimensione, diciamo, di coinvolgimento, di emotività, di sforzo, di metterci del suo. La stessa paradigma dell'impersonalità è in realtà dietro la dimensione in cui, sapendo che senza alcun tipo di contributo tu fondamentalmente blocchi tutto, nello stesso tempo sei in alta gestione del potere. E tutti i casi, diciamo, di corruzione della PA che incontriamo leggendo dei giornali, io ho avuto sempre l'avventura di lavorare in contesti molto, molto puliti, cioè in cui questo tipo di dimensione non era in alcun modo nella mia esperienza circostante. Però, sai, facendo questo mestiere leggi cose che ti sorprendono, e la sottolineatura è sempre, diciamo, nell'esercizio della propria discrezionalità a pagamento, per ricavarne un vantaggio personale. Quindi, come dire, l'utopia delle regole è in realtà non riconoscere che esiste un potere lì, e questo potere lo devi, tanto per cominciare, a far emergere. Mi verrebbe da dire, devi stare attento a che funzionari ti scegli, perché noi dovremmo essere molto più attenti a come entrano delle persone nella pubblica amministrazione. Insomma, la farei semplice. In quale tipo di mestiere nel 2018 la prima domanda che chiunque ti fa in qualunque forma di colloquio, in qualunque dimensione o ambito, non è: ma a te cosa ti interessa? Ma a te cosa piace? Ma perché sei qui? Perché lo stai facendo? No? L'idea che le forme di selezione del personale pubblico prescindono completamente dall'interesse verso il bene comune è ben sorprendente, no? E l'idea che nessuno ti chiede: vabbè, ma ti interessa fare l'unico mestiere disponibile in cui il tuo unico compito è far bene agli altri. Non esiste un altro mestiere in cui da mani a sera il tuo compito è occuparti del prossimo tuo. Eppure la dimensione della motivazione personale è completamente assente nell'orizzonte delle selezioni pubbliche. Poi mi verrebbe anche da dire, esiste un principio costituzionale per cui nella PA si accede per concorso. Il concorso è una competizione che tira una linea e si corre tutti pari. Cioè il Paleuro con i quiz, perché poi quando i candidati sono 300.000 non puoi che sgrossare attraverso forme iper semplificate di selezione. Bene, io credo che questo possa valere per alcun tipo di ruoli, ma non valga per altri. Cioè che uno dei grossissimi problemi della PA è che la maggior parte della gente che ci sta dentro ha fatto solo quello. E invece avere delle forme molto più permeabili in cui tu entri ed esci, credo che siano quantomeno più adatte anche a interpretare il vero tipo di potere che eserciti. E naturalmente dietro c'è una ideologia sulla impersonalità della scelta, per cui in Italia è tipica la domanda: ma chi l'ha deciso? L'ha deciso la commissione. Sì, ma chi? E questa dimensione impersonale tipica del nostro ordinamento in realtà nasconde delle forme di potere molto forti, mentre invece, diciamo, come orientamento io direi più libertà, più responsabilità. Cioè, mi piacerebbe più che venisse individuato chi ha assunto una decisione, che fosse più libero di assumerla e contemporaneamente più responsabile del buon esito. Riguardo l'IT,
Mi verrebbe da dire anche qui probabilmente anche un effetto di stratificazioni, cioè gran parte delle persone che si occupano di informatica pubblica spesso sono stratificati, diciamo, sono entrati e hanno posizioni, magari il mondo gli è cambiato sotto i piedi, no? Poi certo è un ambito molto tecnico e quindi anche questo dentro un contesto molto burocratizzato rischia di diventare una forma di potere, no? Sì. Penso che ciò che di buono ha prodotto una certa cultura anche delle aziende innovative di maggiore libertà, di maggiore capacità di espressione non possa che far bene. Domande dagli altri? Non c'erano nella precedente, non erano in chat, ok. No. Faccio la mia e aggiungi la tua e rispondiamo insieme. Ma è semplicissima, visto che hai indicato queste, insomma, che cosa la slide del che cosa fare, magari il che cosa conoscere in termini di competenze, quindi non in senso di saperi teorici, ma qual è il profilo dell'hacker, del burocrate hacker o dell'hacker che entra nella burocrazia, cosa dovrebbe saper fare? A parte coprogettare, ti vengono in mente altre competenze che appunto persone che dal lato di chi vuole innovare, interagire con la PA, deve acquisire, imparare, a parte ascoltare questi fantastici webinar che stiamo organizzando. Ok, Zoe? Rispondo. Sì. Torno a dire, è come il codice, conoscere le regole che sottostanno all'azione pubblica. Comunemente chiamato diritto amministrativo degli enti locali, la Costituzione italiana, non sto scherzando, la gerarchia delle fonti, le logiche con cui funziona la macchina pubblica, credo che il paragone con il codice di un sistema informativo sia abbastanza pertinente. Cioè anche quello è un linguaggio umano, è un sistema coerente che funziona in ragione della sua coerenza, può naturalmente portare benefici o può essere un meccanismo di potere nelle mani di poche persone che lo conoscono. Mi colpisce come sia ormai diffuso nel senso comune l'esigenza di conoscere il codice per poter agire, per poter essere dei cittadini attivi, e come poco si è diffusa l'esigenza di conoscere il codice con cui funziona lo Stato. O anche banalmente la differenza tra l'amministrazione e la politica. Dico una cosa banalissima, no? Ma è un... Cioè mi trovo spesso a parlare con le persone, anche le più insospettabili, no? Che magari hanno un portato di cognizione e di competenze interessantissime, ma che... Si fermano sulla soglia su questo e io credo che invece ci si debba mettere il naso. Ok, sì, io volevo iniziare con un piccolo intervento dell'esperienza che abbiamo fatto con i Fab Lab, perché quando sono iniziati a crescere e a nascere i Fab Lab circa 4-5 anni fa, uno dei problemi, noi già ci parlavamo tra Fab Lab e quello che avevamo notato era che tutti i bandi che uscivano e che potevano anche essere utili a noi ci escludevano in qualche modo per qualche ragione, o il codice Ateco, o perché noi non emettevamo fattura per un servizio, ma perché facevamo tutto internamente e non riuscivamo a valorizzare quello che facevamo. E abbiamo iniziato questa anche interlocuzione col comune andando a rompere e alla fine c'è stata un'apertura nel senso di dire noi siamo questi Fab Lab, in che modo possiamo interagire? C'è stata poi alla fine una decisione del comune di fare una rete e riconosciuta dei Fab Lab, un po' perché ci siamo conosciuti a vicenda e un po' perché non è che era uno che veniva a dirvi allora che cosa succede, cosa fate per me che sono un Fab Lab, ma perché c'erano più realtà che stanno nascendo insieme anche all'esperienza dei co-working. E questo in qualche modo ci è riuscito, da un lato perché avevamo degli interlocutori dentro il comune che potevano capire il linguaggio
che cosa stavamo facendo, che tipo di innovazione stavamo portando avanti, perché eravamo diversi da altre imprese sul territorio, anche se avevamo dovuto fare un SRL, siamo però imprese che fanno un sacco di impatto sociale rispetto dei processi di produzione che vengono all'interno della città. Quindi, secondo me, una delle... appunto, volevo avere conferma da te. Da un lato è importante mettersi in rete con altri che sono simili a te e cercare degli interlocutori che siano capaci di ascoltare quello che tu stai dicendo o abbiano delle, come dire, un alfabeto in comune con cui interagire, capire e farti aiutare da loro anche per capire cosa si potrebbe fare. Quindi adesso non mi ricordo, tu ti ricordi nello specifico la questione della rete, dei Fab Lab e il fatto di essere riconosciuti insieme ai co-working, è nato anche perché c'erano delle persone particolari all'interno del comune, no? Come... Certo, uno dei motivi per cui alla fine sono contento di lavorare nella direzione economia urbana e lavoro è perché, come dire, ho trovato sintonia, insomma, nella logica di trovare soluzioni comuni, interloquire, valorizzare sempre la dimensione collettiva, no? Che naturalmente è il contrario di chi ti avvicina per cercare di ottenere un vantaggio individuale, non sì. Dire ma sì, ma quando escono i bandi perché diciamo interessa solo me, no? Sì. E poi devo dire Milano in questo ha una, come dire, correttezza e linearità nei rapporti con le istituzioni di cui sono molto molto colpito, l'ho girato un po' l'amministrazione in Italia, e diciamo lo sguardo che getti sul rapporto istituzione-cittadini a Milano comunque non è rappresentativo, okay, di quello che accade nella maggior parte dei territori d'Italia, dove invece c'è un gioco continuo di accusa, di tutela. Ogni tanto mi rendo conto che anche io alzo scudi o mi immagino tutte le volte anche eccessive, no? Perché è tipico in altri contesti in cui ho lavorato di essere contemporaneamente avvicinati per cercare di ottenere un vantaggio indebito e accusati di fare vantaggi indebiti ad altri, dalla stessa persona, no? Quindi il livello di attenzione che tu tieni, data la complessità delle regole pubbliche, è altissimo, no? Invece credo che uno poi alla fine dei fattori positivi di Milano sia una relazione, diciamo, decisamente più improntata al savoir-faire, insomma, diciamo, mettiamola così, anche tra gli operatori economici e l'amministrazione. E dopodiché, certo che nel caso io sulla politica dei Fab Lab c'entro poco, perché l'ho trovata già bella che fatta, sì. La studiamo quando facevo un altro lavoro in un altro posto. Direi il punto semmai è come fare quando tu non trovi questo genere di attenzione, no? Esatto, cioè quando non hai un'amministrazione che ti incoraggia l'interlocutore a trovare o magari l'amministrazione lo fa su alcuni temi ma non lo fa su altri, esattamente, no? Esatto. In questo, diciamo, la dimensione della conoscenza delle regole e quindi della logica del hacking è molto importante, cioè l'idea di come dire approcciare un burocrate magari non ostile ma neutrale suggerendo soluzioni possibili, il che non è affatto banale perché la complessità del codice è pari a quella che, diciamo, può essere un codice di un, diciamo, del mondo digital, no? Però questo mi è capitato molto raramente e io credo che invece sia probabilmente la chiave di volta. Ne dico un'altra, torno alla dimensione politica, cioè tutto ciò che riguarda questa dimensione ovviamente è frutto di scelte politiche. È molto interessante cercare anche di capire quanto la nostra Repubblica sia nata, diciamo, con un'attenzione particolare alla limitazione dell'esecutivo, diciamola così, no? O se volete anche a stare attenti a che la passione di un funzionario non diventi un'ingerenza che supera la volontà, no? di chi la politica la fa perché è legittimo a farla, no? E di quanto, diciamo, in certe cose sia del tutto legittimo avere un livello di attenzione e di tutela, no? Rispetto ai diritti, per esempio, per non consegnare a chi in realtà è un civil servant, quindi un servo del popolo, un potere magari di andare in una direzione piuttosto che un'altra, non essendo legittimato. Quindi, diciamo, non è un tema semplice. Però io credo che, ecco, mettiamola così, mi spaventa moltissimo quanto nel dibattito pubblico il tema dell'amministrazione sia esclusivamente
orientato a maggiore controllo, maggiore rigidità, maggiore impersonalità e sostanzialmente a stringere la morsa delle regole. Cioè il dibattito pubblico non dice togliete le gabbie, dice alzatele. E lo dice a gran voce. Capisco l'effetto psicologico, però io penso che sia veramente sbagliato. E credo che i tantissimi proclami su adesso è finita, adesso vigileremo veramente, non mi pare che anche nella cronaca quotidiana abbiano né generato la tanto decantata semplificazione da un lato, che tutti dicono e non si capisce cosa si riesce a fare, e né l'idea di ostacolare forme di cattivo uso del denaro pubblico. La dico, ovviamente parlo andando completamente a titolo personale, ho il timore che la soluzione individuata per evitare il cattivo uso del denaro pubblico generi il cattivo uso del denaro pubblico, no? Una specie di profezia che si avvera al contrario. Cioè proprio l'irrigidimento della regola in realtà costruisce una tale selva incomprensibile in cui i prestigiatori si muovono benissimo, sono le persone normali che ne vengono escluse. Ok. Ci sono altre domande? Se no io ne ho un'ultima. Allora, alcuni progetti di innovazione sociale digitale hanno davvero molto impatto sulla città, o potrebbero avere molto impatto sulla città, ma ovviamente non sempre la pubblica amministrazione, non è solo lei che decide, ma ha altri interlocutori con cui deve mediare, che magari ci sono molte soluzioni, anche nel, per esempio noi abbiamo l'esempio nella cura, nel come si trattano le persone con pazienti con malattie croniche, come si hackerano le sedie per i disabili. Quindi ci sono tutta una serie di interlocutori che hanno basato il loro business negli scorsi 50 anni su quello. Nel momento in cui porti un'innovazione, ovviamente ci sono alcuni che si avvantaggiano e altri no. In che modo, quando ci si trova di fronte e ci si rende conto che in qualche modo ci sono delle leve troppo forti che non dipendono solo dalla pubblica, da come è gestita la pubblica amministrazione, ma sono pressioni da fuori, cosa si fa? Bisogna cambiare città? No, io penso che bisogna sottolineare la differenza tra l'amministrazione e la politica, un tema che tu tocchi, Zoe, politico. È politico. Cioè l'idea che, adesso parliamo nello specifico di tutta la dimensione delle soluzioni emergenti, sai che è un tema che mi è caro, le soluzioni emergenti che nascono, come si diceva prima, dall'abilitazione delle energie distribuite della società e che possono essere soluzioni più vicine ai problemi che si cerca di risolvere in maniera inefficace attraverso pratiche top-down e che ovviamente vanno verso logiche sartoriali che richiederebbero ambiti di sperimentazione più ampi, possibilità di accettare deroghe a regole generali, abbassamento delle soglie di accesso a ogni livello. Cioè credo che il tema delle soglie d'accesso sia per esempio una delle dei temi caldi, no? Che tra l'altro divide l'etica protestante dall'etica hacker, perché qua detta male, no? Maggiore apertura, maggiore libertà, maggiore sperimentazione, maggiore tutela, oppure affidiamo le cose a chi le ha sempre fatte, perché tanto siamo sicuri che più o meno le cose continueranno ad andare dritte. Ecco, questo non è un tema di amministrazione, questo è un tema di politica. Credo che quello di cui abbiamo parlato oggi sono le problematiche relative a dispositivi abilitati dalla politica, ma che l'amministrazione non riesce in alcun modo a mettere in campo. Questo naturalmente non ci deve far confondere l'amministrazione con la politica. Cioè dire rioriento completamente la mia azione dando primazia alle sperimentazioni dal basso piuttosto eccetera 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 sono cose che vanno giocate nello spazio della politica e che tra l'altro sono attualissime e che mi fanno
senza alcun dubbio battere il cuore, quello che l'amministrazione può fare è anche all'interno di questi esperimenti che stiamo facendo, anche mettere le premesse, no? Perché diciamo, certe forze possono dispiegarsi e magari innescare dei circuiti virtuosi che arrivino naturalmente a modificare le scelte della politica. Insomma, la politica siamo noi, certo, cioè non ci dimentichiamo, altrimenti cadiamo in un equivoco. Benissimo. Bene, finiamo gli ultimi minuti. Grazie Annibale del tuo percorso che ci ha portato a cavalcare la pubblica amministrazione fino adesso. Ho scoperto un mondo anche, diciamo, radiografia molto interessante. Volevo solo condividervi, grazie a tutti di aver partecipato e aver dato il vostro contributo, volevo condividervi un ultimo diciamo momento di cosa succede dopo. Diciamo adesso noi metteremo online questo video, ma cerchiamo anche un feedback rispetto a chi ha partecipato a questo webinar. Adesso ricondivido un attimo queste slide. Aspetta un attimo, che non la trovo più. Ecco qua, share screen. Eccomi qui. Allora, quindi ho tre domandine. Adesso Serena credo che abbia condiviso queste slide che sono in una Dropbox. Abbiamo messo un link, troverete questa slide in cui potete cliccare per arrivare a un piccolo survey fatto di tre domande. E queste tre domande dicono: quale concetto o risorsa condivisa in questo webinar pensi di poter usare nel tuo progetto e nella tua pratica? Quale approccio a lavorare con le pubbliche amministrazioni potrebbe essere applicato al tuo progetto? Non è un progetto tuo, quali sono i progetti di innovazione sociale digitale che pensi potrebbero beneficiare di queste risorse? Vi chiediamo solo un feedback in modo da anche capire se questo webinar è stato utile, se c'è un qualche miglioramento, se c'è qualche voglia di esplorare altre direzioni per il vostro progetto. Ultimo punto, prossimo appuntamento con Matteo Matteini, che il 25 ottobre sarà il protagonista del nostro quarto webinar, e racconteremo un po' come una nuova idea di, diciamo, imprenditore. L'imprenditore sociale, cos'è, da dove arriva, che cosa fa? Lui ci racconterà in particolare l'esperienza che ha avuto in Vitality Onlus, quindi vogliamo un po' nell'innovazione sociale digitale anche avere dei punti di riferimento di persone che creano impresa, ma che lo fanno non con l'idea della startup che arriva in Silicon Valley. Pensiamo che si debba creare un nuovo role model, una nuova idea di, diciamo, chi crea imprese e chi porta avanti progetti di innovazione sociale. Quindi vi invitiamo a iscrivervi, manderemo la mail per iscrivervi al prossimo webinar e niente, vi ringraziamo di aver partecipato. Grazie a Serena per il co-creation e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti. Ciao. Chiudo la registrazione.